Buongiorno ragazzi, eccoci di nuovo sulle autostrade della Romania. Andiamo verso una zona molto famosa della Romania, però strada facendo ci fermiamo sempre in Transilvania, siamo, e ci fermiamo a una città che si chiama Sibiu e poi andiamo a Predeal, che praticamente è nella zona, sempre zona montosa, di montagna, che praticamente sarebbe i posti più gettonati della Romania, diciamo. Ecco. Adesso siamo in viaggio, poi quando arriviamo vi faremo vedere dove siamo. Oggi ci fermiamo per fare la notte da qualche parte, passare la giornata e poi domani mattina andiamo verso Predeal, si chiama, e lì ci aggiunge la mia cugina con qualche amico, insomma, e facciamo, insomma, facciamo qualche cosa insieme, ecco. Non lo so se riuscite a vedere qualcosa, però lontananza c'è la montagna. I campi di girasole, ragazzi. Campi di girasole. Adesso siamo fermati qua e lungo la strada ci sono parecchie di queste cose, dei grill, e dove ci si fa carne grigliata soprattutto, e a mio figlio piace. Abbiamo preso una specie di per dire, si chiama mici, è una cosa tradizionale rumena, ma si trova anche in altri paesi tipo la Croazia, Ciavap Cici, però questi sono dalla questa zona e sono davvero buonissimi. E niente, adesso prendiamo questo, mangiamo e proseguiamo. Praticamente lungo la strada, un po' dappertutto, ci sono questi tipi di fast food che fanno, insomma, un po' da mangiare per i camionisti, per gente che, insomma, i posti purtroppo non sono così, cioè la gente non tiene così pulito, però va bene. Il paesaggio sinceramente è molto bello, e dove andremo sarà ancora molto più bello. Eccoci qua ragazzi, buongiorno, siamo a città di Sibiu, abbiamo trovato questo parcheggio dentro un cortile qua vicinissimo al centro storico. Questa sera restiamo qua e poi domani si parte. Facciamo un giro della città, questa città già è bellissima, ve lo posso garantire. Adesso ho visto, appena sono entrato rispetto a Timișoara, sinceramente bella città, e siamo solo all'entrata di questa città. Vabbè, questo è un parcheggio così fatto per i camper, insomma in cortile, non è che chissà che cosa, però si può campeggiare, mettere un tavolo fuori volendo, insomma non è, però adesso andiamo a scoprire la città di Sibiu. Restate con me, ed è bella questa città, ed è bellissima.
siamo arrivati proprio dentro la città. Questo è un parco vicino al centro storico. La città, diciamo che su e giù per la collina, visto che qua ci sono delle montagne, e già ti facciamo una pausa qua, poi proseguiamo, vogliamo arrivare proprio al centro storico dove c'è tutto, vediamo. Praticamente siamo nel centro storico di questa città, di Sibiu. Questo è solo pedonale qua, finalmente. La cosa che non mi piace qua, che non so se si riesco a inquadrare, comunque quando si va attraverso pedonale c'è il posto per le bici molto molto stretto, ecco, insomma, vabbè, adesso proseguiamo, vediamo com'è fatta questa città. Quindi è fatto ovviamente le cose sopra, non credevo che erano così. Però la forma me la immaginavo proprio così, papà. Sì, infatti. Vero. Abbiamo guardato per un dolce tipico della Romania che si trova solo qua, che si chiama papanash, che è da parecchio tempo che vogliamo mangiarlo, quindi fra poco ci fermiamo a mangiarlo. Devo dire che qua, a questa zona qua, siamo proprio nel cuore della Transilvania e qui la lingua tedesca è casa sua, ragazzi. C'erano parecchi di etnia tedesca. Comunque questa città è una delle più sviluppate della Romania adesso. E ho visto appena entrato che si vede che sono ben stanti, c'è parecchie fabbriche, c'è parecchio lavoro, è davvero, questa sì, una città, una delle più ben stanti, diciamo, della Romania. Gelato dappertutto. Poi c'è, qua si mangia il mais, è molto buono così, bollito e con il sale. È molto buono. Quando ero bambino questo era, diciamo, un spuntino. Oleandri. Questo si chiama Hotel Rumänischer Kaiser, cioè, ma Rumänischer Kaiser, vabbè, pieno di gelati destra e sinistra. Una coppetta all'incirca un euro, visto? Siamo nella Piazza Grande. E quella è la statua di uno che ai tempi di Austro-Ungaria era qua, come si chiama, prefetto o qualcosa, che c'è stata una polemica con quella statua. Perché visto che è di uno che si chiamava Bruckenthal, che faceva parte dell'impero austro-ungarico, e oggi come oggi la popolazione non ha gradito tanto
questa statua. Ah, diciamo che il nostro presidente, presidente della Romania, è originale da questa città. È stato prima di essere eletto come presidente della Romania, è stato il sindaco di questa città. Che anche lui ha un nome metà tedesco, no? Cioè più tedesco, che si chiama Klaus Johannes. Facciamo così breve cosa. Siamo in un'altra piazza, sempre qua a Sibiu. Non so, qua, da qua parte i rally della Transilvania. Penso che questo weekend, che anche qua diciamo si festeggia Ferragosto, però diverso rispetto a quello che si festeggia, o più o meno quello che si festeggia in Italia, diciamo. C'entra con la Maria, insomma, ma adesso non so quale delle due, sapete, la madre e quell'altra. Insomma, comunque questo è Transilvania Classic. E poi un'altra cosa molto interessante, queste sono le panchine, pannelli solari per caricare il cellulare. Che qua, se hai il cavo, si mette e ti carichi il telefonino. Purtroppo non ci ho pensato a prendere la carica batterie, però tanto il telefono è abbastanza carico, ecco. Qua ci sono delle pangarelle per comprare qualche souvenir, vediamo se troviamo qualcosa, se no no. Comunque mi piace un sacco questa città con le piazze così, queste due o tre piazzette così, è bellissima, è centro storico, è davvero bello, davvero bello. Sì. In bicicletta. Qua c'è un altro ex erarco, vediamo di chi si tratta. Questo dovrebbe essere, vediamo se, Gheorghe Laser si chiama, è il primo professore che c'è stato qua in questa città. Ecco ragazzi, finiamo con piccola recensione di questo parco qua, che mi piace un mondo. Perché mi piace? Qua siamo in un cortile di una casa che ha ameneggiato questo posto per il campeggio, per i camper, che tanto è davvero molto molto, mi piace un mondo sinceramente. C'è tutti i servizi possibili e impossibili. E vi dico che in Romania ancora non è cosa così tanta sviluppata come in Germania o in Italia, e anche qua però non ha quei passi ritmi. Comunque questo posto è bellissimo, c'è del parcheggio qua a città per visitare la città, ecco, c'hai tutto quello che vuoi, addirittura loro ti lasciano anche i libri. Qua vi ripeto, siamo in una zona che sono, se vedete, cioè tutto quasi in tedesco, perché qua c'è sinceramente questa zona prima lingua tedesco, qua c'erano parecchie di etnia tedesca. Va bene, adesso vi faccio vedere, per esempio, i bagni, che sono semplici però pulitissimi e belli, e mi piacciono un mondo. Acqua calda, tutto, docce, sono tre cabine docce dei uomini, poi cabinetti ovviamente. Molto bello, guarda, e i prezzi, vi dico sinceramente, mi sembra giusto il prezzo. Siamo su 15 euro a notte, più o meno, ecco.
su per giù, perché si fanno pagare lei, non lo so, però ho fatto così, diciamo, su per giù. E acqua calda, acqua, rifornimento, scarico, tutto quello che serve. Corrente a due passi dal centro, in bicicletta, va bene. Qualcuno magari dirà, ma qua ci può stare l'erba, sì sicuramente, però va bene anche così, non è un problema sinceramente, un posto molto tranquillo e bello, anche se siamo vicini alla strada, però ragazzi, sinceramente ho fatto una bella scelta con questo parcheggio. Per il momento è tutto ragazzi, da Sibiu vi saluto, adesso noi un po' abbiamo mangiato, ma ci riposiamo, beviamo una birra, guardiamo la TV, perché domani mattina si parte e si va in un altro posto. E diciamo che è la perla della montagna, insomma, di qua, della Romania, insomma, delle zone più gettonate, insomma. Comunque io parecchi anni che non faccio queste visite e mi mancavano davvero, ma vi dico tanti, da quando ero giovane, ma giovane. E mi fa piacere fare questa qua con mio figlio soprattutto, perché è bello, fargli vedere un po' dei posti, insomma, che non è male. Con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ragazzi, restate con me. Mettete un po' in su, commentate, ditemi quello che volete e vi saluto. Ciao ragazzi, ci vediamo. Ta-da-da-da.